qua, torna in cucina, va là. Perderà lei? Ecco, ecco! E quindi adesso passa tutti? Ora sta Ragnar. La centrale. Ladri che rubano ai ladri o no? Ragazzi, se questo video raggiunge 25.000 like, lo rifacciamo solo con le ragazze. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, ma soprattutto benvenuti all'edizione invernale che per ogni rigore sbagliato bisogna togliersi un indumento! Signori, l'anno scorso l'abbiamo fatto con... Signori, siamo di nuovo qua. Dopo che l'anno scorso l'abbiamo fatto nel freddo glaciale, quest'anno siamo qua a ripetere l'ennesima sfida con i rigori. Ma cosa state? Ma cosa? Oh, però la mia ragazza non partecipa, eh. Ciao Sofia, piacere. Ah no, sarà Becky Manzi. Perché dopo un palo e due e tre pali, una che la dà veramente gli altri. Se volete conquistare Sara dovete spaccare questo video di like, condividerlo a tutti qua. E dovete saper ballare. Vabbè signori, è inutile spiegarvi la sfida perché già la conoscete, l'ho già fatto appunto sul canale. Signori, è difendere la porta, come sempre, ci sarà Peco GK. Let's go. Tocca dritta. Primo turno, calci di rigore normale. Chi segna non deve togliersi l'indumento e può uscire da questa sfida. Segnano tutti? Segnano tutti, infatti. Sarà prima di uscire. Allora, detto questo, iniziamo, let's go! Ci siamo? Chi è il primo di iniziare? Spero di non essere io il primo a spogliarsi. Attenzione, parte il primo, Maranza Team. Meno male che doveva essere forte, meno male. A questo giro non devi togliere niente. Dei mani perché al prossimo giro iniziamo qui. La posizione. Attenzione. Vai, apri! Signori, Gabri ha provato il cucchiaio, che ha dato male, mi dispiace. Com'è ragazzi? Per chi vuole un trapianto ragazzi, contattate Furio qua. Ragazzi io non mi svestirò. Ragazzi io non mi svestirò. Guarda la faccia di Iver. Guarda la faccia di Iver. Guarda solo quello però. One eternity later. Prepara Isaac. Mamma! Mamma! A casa! Link in descrizione se volete imparare le mosse di Isaac. Ciao ragazzi. Allora ci proverò. La metterò nell'incrocio. E sbaglia anche Ayub e quindi rimarrà in gioco anche lui. Sarò io a sbagliare? Non credo proprio. Attenzione, cattirotti. La sbaglia, sbaglia. Mamma mia! Il mio assistente. Facilissimo. Signori. Allora, Ragnar, come ti chiami? Oggi farò gol a Simone. Il Maranza più bianco del mondo. Attenzione! Paratone di Pecco! Intuisce! E la para! Mamma mia che paratone! Ragazzi, il mio amico ha sbagliato, adesso segno io e basta. Attenzione! Previsio! Previsio! Ragazzi, qua la situazione è grave. Adesso vi abbiamo portato il migliore. Vi voglio solo dire che venerdì è stato balzato in due discoteche di Milano. Ma ieri sera l'abbiamo portato in discoteca e si è fatto quattro tipi, ragazzi. Nope. Adesso ci provo io. Attenzione. Parte cari. Passa anche lui questa sfida. Parala! 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 Attenzione, signori! Signori, allora! Se segna Sara, se Sara segna, non deve partecipare. Se sbaglia, bacia tutti, bacia tutti, bro. Ha sbagliato e quindi parteciperà anche Sara. Parteciperà anche Sara. E quindi adesso passa tutti? No, ma che palle! No! Allora sono il fratello di Ibra! Attenzione!
Libra! Faccio tirare mio fratello minore perché è più forte di me. Vieni un so. Però se vince lui vinco io, eh. Se perde lui, perde Kylian Mbappé. Oh! Bello! Attenzione! Martedelli! Let's go! Sbaglia e per la primissima volta esce dalla challenge e si salva l'ultimo giocatore, l'ultimo brasiliano. Sembrava Jorginho, incredibile. Eccoci qua, signori, con i partecipanti ufficiali di questa sfida. Signori, per chi non l'avesse capito, d'ora in poi chi sbaglia dovrà togliersi un indumento. E siccome abbiamo già sprecato, diciamo, un turno per selezionare i partecipanti, direi di partire subito forte. Quindi, piede forte, ma se sbagliate vi dovete togliere due indumenti. E allora, partiamo. Ronaldo qua è arrivato e ritornato. Ti ho detto 5 euro che segnava, perché io mi fido dei miei amici, ragazzi. Non posso sbagliare questa volta. Mandi il pantaloncino, mandi il pantaloncino. Allora, signori, ha sbagliato Imed, che dovrà scegliere che cosa togliersi. Il pantaloncino, io ho deciso io. No, decido io, non decidi tu. Ti posso dare una mano? I calzini sono un indumento e anche le scarpe sono un indumento. Ti do una mano. Potresti togliere. Oh, la maglia! Maglia subito! E poi? Scarpe? Maglia e scarpe. Maglia e scarpe. Ragazzi, vi posso garantire che sta iniziando a passare l'aria fredda. E allora, signori, Imed sceglie di togliersi le scarpe e la maglietta. Quindi dovrà partecipare per tutto il resto del video così. Sono ancora io, raga. Oh sì, adesso speriamo. Ya Rabbi, ya Rabbi. Attenzione per raggiungere Imed. Lo stesso! Udo! Ah, ma lui ne ha di roba. Quindi, cappellino e via. Due indumenti tolti. Calaca la mano, come sta? Tutto bene oggi? Un bel tiro. A tiro centrale. Ora sta da Yub. Facci vedere come si fa. Come non si fa? E sbaglia anche lui e quindi dovrà togliersi due indumenti, signori. Vai anche a Yub, cosa scegli? Scaldacollo, pantaloncini. Furbo. Scaldacollo e pantaloncini. Via. Ora sta Ragnar. L'ha detto. L'ha detto. E l'ha fatto. Ragazzi, è dura la vita, eh? Listen, questo è per te, mi ha fatto il tutorial del filo. Parte lo Crossbar challenge. Parte lo stesso, sbaglia lo stesso, traversa e quindi pantaloncini, coraggioso. Una scarpa e un calzino. Va bene. Fatti chiari, amicizia lunga. Signori, ora sta lei. Sta lei, sta all'unica donna in gara, l'unica donna che partecipa a questa sfida tra uomini. Sara. Allora Sara, vieni qua. Sai cosa significa, vero? Purtroppo sì. E sai come sei venuta vestita? Proviamo. Ok. Attenzione! Si concentra! E la maglia! Attenzione! Non sbaglia! Ragazzi, purtroppo mi hanno chiamato come arbitro e devo dire che non è stato un tiro regolare perché io non avevo fischiato. Quindi Sara, per questa volta è un giallo, ok? Quindi devi tirare, mi dispiace, devi tirare di nuovo. Sono le regole. Mamma mia! Ma che gol ha fatto? Questa sì che è una donna che sa giocare a calcio. Ma Sofia Balzani chi? Ma Sofia Balzani chi? Dai! E allora abbiamo l'ultimo concorrente, speriamo, Pedro. Speriamo, perché non devo sbagliare. Tanto sono tutto contento, c'è anche tanto Roncini, qua la maglia termica, io sono tranquillo. Nudo, attenzione! Segna Pedro, era l'ultimo del primissimo giro. Adesso, ragazzi, continuiamo con le penitenze, perché bisognerà calciare col piede debole. Ovviamente bisogna togliersi solo un indumento solo. Pantaloncino via, ragazzi. Quindi ora andiamo a mangiare qualche tipa. Io sbaglio al 99,9%. Attenzione! Che mare, Simo! E quindi devi toglierti un indumento. La felpa. E allora mostra la sua maglia. E allora Gnabry rimane senza felpa. E ora sta di nuovo Imed, che non ha ancora perso e non perderà questo giro, perché ti dovrai togliere solo un indumento se sbagli. E quindi poi potrai scegliere tra calzini. Quanto pare sì. Attenzione!
Peco para, quindi cosa scegli? Sceglie quindi i calzini. Scelto i calzini. Che sì. Piedi da falegname. Allora, Ayub. Dai, bro, parte Ayub. Di punta, di sinistro, la mette lì. La mette lì. Quindi non si dovrà spogliare. Ma posto così. Attenzione. Parte di nuovo lui. Mamma mia, oh, che gol ha fatto. È la prima volta, vi giuro. Guarda, è la prima volta che tiro di mancino. Non ha ancora sbagliato. Non ha ancora sbagliato. Non aveva ancora sbagliato, ma non pensavo potessi sbagliare così. È grave, eh? No, allora, io per questo rigore io propongo due indumenti, cioè, dai, ragazzi. Due indumenti. Cazzo! Dai. Fratello, dai. Allora, tolgo le scarpe. Hai detto che togli le scarpe e? La felpa. E la felpa. Ragazzi, una nuova regola, questa? Adesso, ragazzi, nuova regola. Al di là della rete è minimo due indumenti. Minimo proprio. Non si può calciare un rigore al di là della rete. Dai, cacchio, non si può. Olle! Sei contento? Sono contentissimo adesso. E passiamo al prossimo. Tiro di puntone. Olle! Signori, sta di nuovo a Sara. E casualmente tutti i maschi si riuniscono qua. Adesso sta Sara col piede debole. Si è tolto l'indumento, sarà sbagliato. Passiamo al prossimo. Oh, mamma mia! Ragazzi! Ragazzi! Non soltanto, signori! Signori! È arrivato quel momento lì di metterli forse la difficoltà massima di questa sfida. Qual è? Ovvero, per ogni rigore segnato bisogna caricare un indumento. Se Ibra segna, lui passa, non deve togliersi un indumento. Okay. Quello dopo deve togliersi un indumento. Se lui segna, quello dopo di lui deve togliersi due indumenti. Se lui segna ancora, quello dopo tre indumenti. E così finché non si arriverà ai indumenti massimi. E quindi chi sbaglierà avrà perso. E allora Ibra si toglie la felpa. Niente, Real Madrid. Via. E para Peco, quindi Gnabry. E vabbè, dai, togliamo lo scaldacollo. Perfetto, Gnabry, togli lo scaldacollo. Quindi, il prossimo. Ayub! Sbaglia! Oh! Ayub, il boom. Volta. Olè! Via la maglia. Giro, segna il prossimo da Imed, che ha un indumento caricato. Mamma mia! Segna e si salva. Il finalmente prossimo. Ho segnato, finalmente. Deve togliersi tre indumenti. Osi. Attenzione! Segna anche lui e quindi passa. Tre indumenti, prossimo. Signori, sta di nuovo a Sara. Se sbaglia deve togliersi tre indumenti più il suo rigore sbagliato. Attenzione, la pressione di questo rigore. La pressione di questo rigore. Allora, per questo rigore abbiamo bisogno di silenzio totale. Perché si deve concentrare. È un peso importante! Peco! E quindi segna! Attenzione, ragazzi! Wow! Ragazzi, facciamo un applauso, Sara! Vi sfido chiunque con la pressione di tutti a segnare un rigore così. Ragazzi, l'ultimo rigorista! D'ora in poi chi sbaglia tutti i due. Cioè, raga, sono fottuto! Mamma mia! Bravo! Chi sbaglia ha ufficialmente perso. Ibra, vieni, quindi, Ibra! Ibra! Te l'ho pagato il portiere, eh! Ibra si salva! Gnabry! Oh! Gnabry! Ha rischiato tutto, Gnabry! Ha rischiato tutto! Mamma mia! E non sbaglia! Signori, tocca a Crimo, che potrebbe perdere! Signori,
signori, è partita la penitenza ufficiale. Col freddo a dicembre, ragazzi. Corri, 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 Maranza. Allora, signori, si conclude qua un altro splendido video. Io faccio i miei complimenti a tutti, dai, i ragazzi che hanno partecipato. So che tutto quello che voi aspettavate era che perdesse Sara, come tutti quanti voi, però a sto giro non ha perso. Ripeto, 25.000 like, lo rifacciamo con solo ragazze e vedremo a quel punto chi di quelle ragazze perderà. Primo, avendo perso, è invitato a partecipare con le ragazze. Non a partecipare, guardare. Detto questo, ragazzi, io ringrazio i ragazzi che hanno partecipato e invito tutti quanti a seguire i loro canali, ma soprattutto Drillio Maranza, che è il loro canale di riferimento, dove fanno uscire tutti i loro contenuti, dove si sfidano, fanno tante cose, non vi dico che cosa perché poi magari ci bannano. Ho visto di recente qualche video, no, che qualche rissa di troppo, risse, ladri, lascia stare, ladri che rubano ai ladri o no? È stato un casino, sì, veramente. Quindi mi raccomando, eh, io voglio che appena si riprende Samuel faccia l'allenatore per una partita. Sì, dai, veramente, ma puoi farlo anche, ce lo prometti? Ve lo prometto, è una promessa, ragazzi. Link in descrizione per i profili di tutti quanti, i loro canali, quindi andateli a seguire. Mi raccomando, buone feste, buon Natale, buon anno, se non ci rivediamo con altri video sul canale, e ci vediamo in un altro anno. Speriamo bene per me e per tutta la mia situazione. Detto questo, signori, ci vediamo al prossimo video. Let's go! Mancino come il mio nel femminile. Non ne vediamo. Ma vai, vai, te che ci fai? Qua torna in cucina, va là.